La firma che Dürer inserì in questo quadro nel 1498 la dice lunga sullo status di grande artista che aveva conquistato in quegli anni. Un autoritratto che dichiara con fierezza il proprio aspetto, la propria notorietà e la condizione di intellettuale raggiunta. Non è il primo autoritratto eseguito da Dürer in cui al variare della fisionomia si associa l'ostentazione dell'agiatezza conquistata attraverso lo sfoggio di vestiti costosi. C'era una precisa volontà nel rappresentarsi in tale foggia, e cioè dichiarare apertamente di non essere un artigiano ma un artista. Per buona parte del Quattrocento, infatti, la distinzione tra le due categorie era sottile. Questo suo atteggiamento era anche giustificato dal fatto che aveva da poco realizzato la serie di xilografie per un'edizione dell'Apocalisse che aveva riscosso grande successo. I dettagli fanno di questo dipinto uno dei più emblematici dello stile pittorico di Dürer. La barba e i capelli sono stati dipinti con cura quasi maniacale, rimarcando un'attenzione alla pittura fiamminga. La figura a mezzo busto, vista di tre quarti, con chiaro riferimento alla pittura rinascimentale italiana, occupa l'intera superficie, fatta eccezione per un inserto paesaggistico visibile a destra. Uno sguardo verso zone montagnose, forse italiane, che danno profondità all'opera con un accenno di prospettiva dato dalla finestra. L'artista viaggiò in Italia dal 1594 visitando molte città, tra cui Venezia, e dove poté ammirare i capolavori dei grandi artisti italiani. Osservando i paesaggi italiani realizzò numerosi disegni e studi nei suoi quaderni. Il suo sguardo fiero e la posa elegante rimarcano un temperamento forte e deciso. Autoritratto con guanti e custodito al Museo del Prado di Madrid.